nostra giovane consulente scientifica, Giulietta, pensate che meraviglia, che ci parla di difesa del territorio. Quindi la rubrica è Ambiente Giovani. Bravo, vai, bravo, vai Giulietta. Vai, Giulietta. Vai. Amici di Striscia, sono tante le persone comuni che si danno da fare per difendere l'ambiente del proprio territorio. E c'è anche chi lo fa con armi super tecnologiche. Roghi nelle campagne di Terlizzi. Arrivano i droni super tecnologici per scovare gli incendi. Infatti a Terlizzi, in provincia di Bari, c'è un'associazione di cittadini che si chiama appunto Puliamo Terlizzi e che in questi anni si è data parecchio da fare. Sono 243 gli interventi di pulizia, un numero enorme che ha consentito di sottrarre all'ambiente e alla campagna centinaia di tonnellate di rifiuti di ogni genere. E lo hanno fatto anche con un supporto tecnologico e con la convinta partecipazione dei più giovani. Abbiamo incominciato ad usare i droni perché la situazione qui nel territorio terlizzese è molto critica. Come potete ben vedere, come sempre, in questo terreno lasciano il finimondo. Troppa gente ancora butta in giro per le strade periferiche della città rifiuti e troppo spesso, vengono appiccati dei roghi proprio per smaltire questi rifiuti. Viene bruciata roba di ogni genere, partendo dagli scarti di lavorazione plastica ed anche ai pneumatici. Sono davvero riusciti ad ottenere grandi risultati, individuando decine di discariche abusive in fiamme e non, favorendo così l'intervento delle autorità locali che hanno potuto più facilmente spegnere gli incendi e sanzionare i responsabili, e hanno veramente evitato guai seri. Abbiamo scoperto questa discarica di pneumatici contenente tanti pneumatici che, se venivano bruciati, potevano creare una vera e propria bomba ecologica. Grazie ovviamente alla polizia locale e anche ai carabinieri, tuttora risulta pulita. Ma ad un certo punto anche il semplice drone non era più sufficiente. Hanno cambiato strategia, hanno deciso di bruciare la notte invece della mattina, perché sono controllati, hanno deciso di bruciare la sera. Ovviamente noi ci siamo subito attivati creando questa raccolta fondi di questo drone termico. Infatti, grazie alle donazioni della gente, sono riusciti a dotarsi di uno strumento ancora più sofisticato. Questo drone termico ha permesso di fare molto. Abbiamo la possibilità di attivare una fotocamera termica che riesce ad individuare proprio le fonti di calore e individua immediatamente la sorgente dell'incendio. Abbiamo individuato all'incirca 10 roghi. Insomma, mica male, perché tutto questo fumo proprio bene non fa. Alla fine chi accende i roghi plastici e non inala proprio queste sostanze tossiche, fa male agli altri e si fa male a se stesso. Ben detto, Giuseppe, speriamo che il messaggio arrivi dai cieli della Puglia. Per ora è tutto, a voi studio. Brava Giulietta, grazie, grazie. Ma casomai, se a Terlizzi appunto non riuscite a risolvere questo problema, chiamate Conte, che è il vostro compaesano, corregionale. Quello arriva, chiude tutto e vedi che non sporcano più il paese, non ci sono più problemi.